Buongiorno a tutti, come del signor Bruno, Federico. Se ne è scappato ecco come fanno a conoscere il comitato di Venezia Terme. Se scappa è difficile che lo conosci. È difficile prenderlo legale. No, molto probabilmente sarà stato impegnato. Ecco, presidente Calenzo della Venezia Terme. Così ci conosciamo. Naturalmente non conosce il comitato perché è nato da 3 mesi. È stato fatto il fondativo l'8 settembre di quest'anno. In questi primi 3 mesi di attività, non solo in questi primi 3 mesi, ma anche prima dei primi 3 mesi, noi abbiamo avuto anche una violenza nel creare questo comitato, una violenza mentale, minaccia, il quale non si voleva questo comitato sul territorio di Catanzaro. Non è per questo che è stato scelto la Venezia Terme come sede, ma è stato scelto per una situazione logistica di comunione e di unione tra i comitati, quello di Reggio e quello di Cosenza. Quindi anche noi, come Andrea, ha subito le sue violenze mentali, psicologiche, a non dichiararsi, a non ostentare la presenza su un determinato territorio, anche Catanzaro e Lamezia hanno avuto queste pressioni. È cosa che ho sempre chiesto di mettere in atto un'unione tra i comitati del nostro, dell'associazione, per proteggerci da questa violenza psicologica. Un'altra cosa che volevo ricordare è che l'Arcigay in Calabria è presente da 10 anni, anche se l'associazione è nata 30 anni fa. Questo già è un dato che ci fa pensare a quanto sia diverso a livello nazionale e sul territorio la nascita di una determinata associazione che parla dei diritti del mondo LGBT. Per quanto riguarda i progetti che ci sono in Calabria, l'Arcigay a livello nazionale e a livello regionale ha due progetti. Uno è il Back Office e l'altro è... ricordo il nome, attimino, essendo da 3 mesi qualcosa si dimentica, è Buone Prassi. Il primo, che è il Back Office, mira alla discriminazione per l'orientamento sessuale, all'emersione di questo settore, mentre il secondo, che è stato fatto anche con la Regione Calabria, e dei quali tutti e due il presidente di Reggio Calabria, Lucio D'Attola, è il coordinatore a livello nazionale, mira alla formazione dei professori nell'ambito scolastico, dando le giuste basi per rivolgersi agli studenti, la formazione adatta, che dovrebbe partire a breve con la Regione Calabria. Poi cosa dire più? Quindi queste sono notizie, diciamo, che escono di prima mano dagli ultimi incontri a livello nazionale che c'è stato a Ferrara a fine mese. Per il resto bisogna lottare, bisogna essere uniti. Qui ci sono tante persone stasera che hanno partecipato all'evento, c'è una sala piena. Io pure pensavo magari forse su Catanzaro, ero meno ottimista ad avere tante presenze, invece ci sono tante presenze. Un'altra cosa che su Catanzaro bisogna anche ricordare, proponeva una legge anche regionale o provinciale, c'è stata già una legge a livello regionale, l'onorevole La Rocca l'ha presentata, è stata bocciata. Parlare è facile, magari ci si sente l'emozione, possiamo fare incontri, possiamo fare un pride, possiamo fare qualsiasi cosa, ma le parole possono ferire, possono costruire, basta a noi decidere cosa vogliamo fare. Al momento abbiamo parlato, ora bisogna costruire alla fine di questo incontro, di questa tavola rotonda. Abbiamo parlato tutti quanti di questa idea, di questa legge, creiamola. Non riusciamo a crearla a livello regionale, iniziamo a crearla a livello provinciale. Provinciale non c'è qualche impedimento, iniziamo a crearla a livello comunale.
è anche da stabilire che anche a livello della comunità europea è stato chiesto all'Italia, allo Stato italiano, di prendere atto di creare una legge, perché viene chiesta, perché nell'Unione Europea 27 paesi, composto da 27 paesi, 11 paesi hanno già accettato i matrimoni civili omosessuali. Allora, in Italia ancora non si è espressa, sta rimandando politicamente questa scelta. Non si sa cosa, a prendere accordi sulle elezioni, a cercare che il nostro voto sia importante da trasferirsi da una destra, una sinistra, un centro. Queste sono tematiche che anche queste vanno svolte, perché la violenza psicologica viene fatta anche su questo, su un voto. Bravo.